Ottava, sì, ottava puntata di Diretta Sociale. C'è un grande ritorno oggi. Abbiamo conosciuto qualche settimana fa Nicola, e visto che lui nell'intervista parlava spesso della mamma, abbiamo detto: ma perché non far venire anche tua mamma? Glielo chiedi? E quindi Marta ha deciso di essere con noi questa sera. Quindi abbiamo Nicola e la mamma Marta. Tra poco ci chiederanno di partecipare, noi li accetteremo. Come al solito vi ricordo che potete fare le domande con il tastino di domanda e così noi le vediamo e le facciamo. Eccoli qua. Aspetta, lo so, è una persona straordinaria, è vero? È vero. Anche la mamma, proviamo, conosciamola. Ciao, fanpage. Eccoli qua. Ciao, Ciao! Ciao a tutti! come va? Bene, grazie. Tutto bene, te? Tutto a posto, grazie mille, super pronti, Come come sempre. sempre, alla grande. Senti, toglimi subito una curiosità, cos'è che hai combinato? Cos'è che stavi costruendo? Il carrello per la moto? Sì, l'ho Ma te? restaurato. Cioè, ma io veramente, cioè, non ho parole. Era brutto tutto grigio. Certo. Certo, Bisognava fare qualcosa. ah, ma assolutamente, assolutamente. Senti, io ho visto anche un po' di tuoi video nuovi. Vuoi raccontarceli un po'? Le tue peripezie che hai fatto in questo. Cos'è? Ci siamo sentiti quando? 3 settimane fa, più o meno? Sì. Più o meno così. Sì, più o meno sì. Cos'è successo in queste 3 settimane? Hai fatto qualcosa di particolare? Bah, nulla di che, a parte No, cioè. preparare la moto per la stagione Sì. e basta fare un paio di cosette. Vabbè, i video che ho messo il video che mi taglio le unghie. Quello è stato molto carino, comunque. Grazie. No, ma è stato carino perché si vede troppo il tuo ingegno. Bisogna arrangiarsi perché io chiedevo alla mamma. Però siccome io sono un po' perfettino, volevo le unghie tagliate bene, come dico io, lei non aveva pazienza, allora gli ho detto, vabbè, mi arrangio. E mi sono costruito Marta. tagliaunghie. Cioè, anche te, Marta, se non sei neanche capace a tagliare le unghie. Ma no, il problema è limarle, che bisogna limarle bene, senza gli angolini. No. Ma scusa, è ovvio che devi limarle bene. Sai come si può Certo. fare anche, Nick, per limarle? Sui jeans, quando hai jeans, solo con i jeans funziona, le gratti così e si limano di brutto. Ah sì? Sì, Non lo hai mai sapevo. provato? No, di solito uso anche la carta vetrata, se no. Ma dai! La carta vetrata! Funziona. E certo, comunque tu ti sei inventato quel marchingegno lì, ne hai inventato degli altri per superare, tra virgolette, il fatto che non potessi più usare quel braccio lì? Ho inventato qualcos'altro? No, 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 dai, no. no, Faccio no, tutto più o no. meno normalmente. No, ma a me fa morire questa roba qua, nel senso che veramente sei proprio. Cioè, sei la dimostrazione pratica di quando si dice che. Chiamiamola disabilità, ma nel senso in generale, cioè che un problema non ci deve fermare perché c'è sempre una soluzione. E Esatto, tu, e quello esatto. che mi fa ridere, ma ridere nel senso di cuore, è che tu davanti al problema, se la soluzione non c'è, che non la trovi tra le cose che hai, te la costruisci. Sì. Bisogna. Stupendo, ma stupendo. Marta, com'è avere questo ragazzo qua come figlio? Vabbè, allora io e lui abbiamo un rapporto bellissimo, Si sente? è meraviglioso, è testardo, tanto testardo. Io ogni tanto spero che chieda un aiuto in qualcosa, invece questo non chiede mai niente, nulla, zero. È stato bravo a non lasciarmi quella volta, sì, dopo l'incidente è stato bravo, ce l'ha Raccontami un fatta. po'. Raccontaci un po' se ti va. Se ti va, eh. Sì. Allora, è stato un colpo al cuore, nel senso che noi stavamo tornando con il mio compagno e gli altri figli dalle vacanze. Io l'avevo sentito mezz'oretta prima, mi aveva detto che andava a lavoro, quindi ero tranquilla, però avevo visto che non mi aveva chiamata, non mi aveva mandato il messaggio che era arrivato. Quindi Perché qualcosa era successo.
Tu chiedevi sempre così, cioè. Sì, quando sono via in moto voglio che parto e arrivato, non mi serve sapere dove vanno o cosa, però mi interessa Ok. parto e arrivato. E io, fatalità, ero scesa dalla macchina perché dovevo andare a fare una cosa per l'altro figlio e è arrivato il mio compagno con Andrea, il fratello, e praticamente mi hanno detto che Nick aveva avuto un incidente e sono svenuta. Ah, mannaggia. Dopo mi hanno ripigliata, siamo partiti per tornare a casa di corsa. Intanto ho avvisato il papà che è andato in ospedale. Ho mandato una mia amica a vedere perché io avevo già capito dove era successo l'incidente, perché ho detto è l'unico tratto dove lui può essersi schiantato perché su quel tratto si corre. La mamme, E le mamme. Tu ti eri mi ha già fatta. mandato. Ti eri già Sì, fatto tutti i sì. percorsi prima, quando ancora neanche si sapeva, ma tu già sapevi le strade che faceva lui e dove erano i pericoli. Sì, perché io gliel'ho sempre detto, guarda che prima o poi su quella strada succede qualcosa, te l'ho E quindi è sempre colpa detto. sua. Gliel'ho sempre Te l'ha detto. tirata. È colpa tua, boh, Esatto. basta. E niente, abbiamo fatto la corsa, la mia amica mi ha mandato la foto della moto, mi ha detto Marta non prender paura perché comunque Nicola è già stato portato via. Il mio compagno motociclista, quando ha visto la moto, mi ha detto boh, questa volta si è schiantato forte, e corriamo. E siamo arrivati in ospedale. E mi ricordo ancora il medico perché io sono entrata urlando, e dov'è mio figlio? Dov'è mio figlio? Perché il papà era fuori tutto tranquillo perché il mio ex marito è molto una persona tranquilla. E io, a differenza sua, sono una che scatta. Ok. E sono arrivata, ho chiesto subito dov'era, e è venuto fuori questo meraviglioso dottore dove mi ha detto: signora ragazza è di là, però è grave, forse è il caso che lo sia salutato. E quindi là mi è venuto Mamma mia, che un mal di stomaco, botta. invece dopo l'hanno trasferito a Mestre, dopo 7 ore di intervento l'abbiamo visto in rianimazione, brutto, perché era brutto, aveva un bruttissimo colore, ci hanno detto che era in pericolo di vita e basta, abbiamo sperato fino alla fine che questo venisse fuori. Allora andavo al pomeriggio, gli mettevo le musiche, lui odia la crema e quindi quando andavo gli pulivo gli occhi, lo pulivo con l'acqua di rose e gli mettevo la cremina, tanto lui dormiva, non sapeva niente. Dice almeno o per la musica o perché si arrabbia, una reazione la tiriamo fuori. Qualcosa, no? E quindi quando hanno iniziato a svegliarmelo è stato un colpo al cuore. Bello stavolta però. Bellissimo. E poi si incazzava perché lui mi chiedeva l'acqua senza voce, no? E io non capivo, gli dicevo cosa? Cos'è che vuoi? E lui mi diceva acqua, io non capivo, lui si incazzava. Ma Quindi perché era non già capivi? tornato. È perché non aveva voce, lui faceva Ah, così, quindi che ok. capisco io. Ah, quindi cioè lui voleva dire acqua, ma tu lo dicevi, ma che vuoi dai, che vuoi dire? Esatto, non si capiva, quindi Ma però. Nick, tu ti ricordi qualcosa di di quei momenti Beh, di quando ho fatto l'incidente mi ricordo tutto. prima. Finché non ho smesso di strisciare per terra. Dopo, in ospedale ho qualche ricordo della rianimazione. E più che ricordi sono gli incubi che facevo, come si Sì, le cose dice? che le Sì, allucinazioni. esatto. Ma E quindi, però sì, qualcosa mi ricordo. la Non crema te la tantissimo. ricordi o no? No, vedi. E l'acqua? Ti ricordi quando chiedevi l'acqua? No? Ah, vabbè, meno male, dai, è tutto cancellato, Marta. Mi ricordo solo di averle detto che stavo correndo. Ah, Sì, cioè hai perché ammesso io gliel'ho comunque che chiesto. gliel'hai L'ho chiesto chiesto, Marta? subito, subito. Io quando era un po' in grado di parlare, io l'ho guardato e gli ho detto, dimmi la verità, a quanto andavi? E lui mi ha risposto senza problemi. E dopo mi ha detto, comunque io mamma voglio tornare in moto. Vabbè, ok. Lì ci arriviamo, no, però è bella questa cosa qua, nel senso che sai cosa, Marta? Io credo che, non so, la prima volta che io ho scelto Nicole è perché ho visto in quegli occhi lì una sincerità pazzesca. E poi conoscendolo ho notato che, vabbè, che era matto, l'avevo già capito dai video, senza conoscerlo l'avevo già intuito, no? Ma poi conoscendolo un po' ho visto che è sincero.
onesto e dà una fortissima dose di autoironia, di forza, no? E credo che queste cose qua, questi valori qua, un po' siano innati, un po' siano perché ha avuto una mamma come te, no? Nel senso che io Grazie. fondamentalmente ti volevo oggi qua per celebrarti in qualche modo, perché te lo meriti proprio. E poi una cosa mi ha stupito di Nick l'altra volta, anche adesso mi ha stupito, quando tu raccontavi lui rideva la merdaccia, capito? Sì, perché io ho ancora dei momenti che piango, no? E E lui mi lui? guarda e mi dice: ma cosa piangi? Ma cosa c'è? Sono qua, qual è il problema? E io ancora, tipo oggi stavamo parlando di amputazione. Gli ho detto: Nick, eravamo in tavola, gli faccio: amore, bisogna un attimo ragionare prima di fare, perché è una cosa che non si torna indietro. E lui mi guarda e mi fa: e quindi vai Monchetto da qua, mettiamo la protesi. Cioè lui è proprio tranquillo. Sì. Sono io che magari Vabbè. cerco sempre un attimo, frena un attimo. Lui è molto, Tu hai bisogno più di molto. digerirla la cosa, lui già. Ma lui cosa Sì, gliene io ce frega? l'ho. Cioè, capisci che la cosa bella è A lui non questa? gliene frega. Sì, è vero, è vero. Niente, cioè, la cosa No, bella è proprio zero. questa, capito? È un Zero. messaggio, una forza che è strepitoso. Cioè, Nick, tu Zero. dovresti andare veramente in tutte le trasmissioni del mondo mondiale a far vedere che fai i carrelli, capisci che ti costruisci il tagliaunghie. Questo è che è eccezionale, nel senso che adesso io non è che la voglio fare giù pesante perché non mi va, però voglio dire, chi non ha problemi come me si ferma a volte molto prima, Sì. ma molto prima, capito? Sì, Tu sei sì, sì. già oltre invece. Ma senti, Marta, ma quella Dimmi. volta, l'altra volta mi ha stupito Nick quando ha detto che lui ha detto subito a te che voleva ritornare in moto e tu hai detto sì, ok, va bene. Ma è andata così veramente? Sì. Lui me l'ha detto, io gli ho detto ok, va bene, ne parliamo più avanti, nel senso intanto usciamo da questa situazione. Però perché dopo, parlando dopo, lui mi ha spiegato cosa è successo, lui mi ha spiegato che non è stato un errore suo. E quindi lui non aveva paura di risalire in moto nonostante quello che gli è successo alla Sì. fine. E quindi ho detto, preso parole da tutti, dai miei genitori, nonni, amici, sei pazza, cosa ti Sì. permetti di fare? Però il sorriso che lui ha quando sale in moto, quando prepariamo le borse per andare via, cioè ragazzi, non ha prezzo, non... cioè, lui mi ha sempre detto: se mi succede qualcosa in moto, sai che ero felice, ok? Cioè, è così. E io gli sarò a fianco sempre, 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 Mamma vero mia. vecchio. Mamma mia che amore enorme che hai, Marta, proprio incondizionato, Sì. Cioè loro sono tutto per me. eh? È Lui, come tanti meraviglioso. figli, Sì, no, no, niente certo. di diverso. A me basta vederli che stanno bene, che sorridono, che sono contenti, basta. Tutto Sì, il però resto capisci non mi che questa cosa interessa. qua è una roba forte per uno come me che la sente da fuori, no? Che ho intuito quello che c'è tra di voi, che tipo di famiglia siete, che tipo di ragazzo è lui, che tipo di mamma sei tu, l'ho intuito come l'avranno intuito tutti, però resta sempre forte il fatto di dire che una mamma abbia un amore così tanto forte che va al di là della paura, peraltro già vissuta, cioè non immaginaria, della paura di perderlo perché si rende conto che quella roba lì lo fa felice. Sì, cioè Cioè, questo è un grande insegnamento, capito? lui è felice, lui quando sale si stacca tutto, gli si illuminano gli occhi, è una cosa meravigliosa, ragazzi, cioè Ma boh. Marta, ma tu sei sempre stata così o sei cambiata dall'incidente? Diciamo che sono diventata più tacchente con determinate persone, nel senso non mi fermo più davanti a niente, nel senso, se devo dire un qualcosa a un dottore lo dico, non mi tengo più, mentre prima magari potevo sembrare un po' più ok, se il dottore dice una cosa sto zitta, invece adesso no, adesso vado a spada tratta, non mi interessa più quello che devo dire, Niente. dico no, Allora, aspetta che vi faccio vedere un po' due commenti, dai, così. basta. Va bene. Allora,
Ci può raccontare come ha fatto a perdere il braccio velocemente, Nick? Sì, ho avuto in poco parole un incidente in moto e quando sono caduto mi si sono strappati tutti i nervi del braccio dalla colonna vertebrale, quindi il braccio non funziona più. Esatto, questo è, capite In poche parole. come te la racconta il Nick? Boh, così, cioè praticamente il braccio non funziona più, capito? Così, così. Esatto. Davvero grazie, Elena ti dice, una forza spensierata e dirompente. Grazie. Qualcuno dice la crema! Domanda per Marta, il miglior pregio e il peggior difetto di Nicola? Te lo chiede Roberto. Allora, il pregio, lui è disponibile di una bontà assurda con tutti. Il difetto è che non chiede mai niente a nessuno. Che a volte ci starebbe. Ma perché Nick? Hai vergogna o sei sempre stato così? Ma no, ma perché è inutile rompere le scatole alle persone per magari una cosa che invece di farla in 5 minuti ci metto 10, però riesco a farla da solo, quindi faccio da solo. Se proprio è una cosa che non riesco, gli dico dai, dammi un secondo una mano, o che magari devo far veloce, dammi una mano che faccio prima. Ma se no, non... Però è giusto questo come ragionamento. Io sono d'accordo con te. Sì, cioè mi sembra una cosa giusta. Sì, è generoso come atteggiamento. No, davvero, non sono ironico, non ti sto prendendo in giro che ridi già. Lo trovo generoso come atteggiamento, nel senso che sei carino, cioè dici, se riesco a farla in 10, vabbè, lo posso fare in 10, lo faccio. Se mi servono 5, invece, ma dammi una mano. Mi Sì, piace. esatto, io la penso così, ma anche semplicemente magari quando devo fare il tagliando alla macchina sua o comunque lavori. Io ci metto il mio tempo anche per fare un tagliando, invece di metterci un'ora, poi magari ci metto 2 ore, però lo faccio da solo, quindi cosa me ne frega, a me non ho mica fretta, mi metto là, faccio tranquillo e quando finisco, finisco. Cioè, ieri sono tornato su alle 8 di sera dalle 9 di mattina che stavo facendo il carrello, quindi non è che cambia niente. Certo. No, è vero, è vero, è vero, è vero. Qualcuno dice che conosce te, Marta? In chat dice: l'amore che ha quella donna non è scontato in una madre. Complimenti, fantastica. Grazie. Una mamma così non solo dà la vita, ma la cambia in meglio. Wow, sei felice di leggere queste cose? Sì, è un po' emozionata anche, Eh beh, molto. lo credo. Scusa, Nick, sei un idolo, sei un grande, ti stimo, mi fai stare benissimo. E la mamma top, vi voglio bene. Il Grazie. sorriso con il quale affronti le cose è stupendo, ce lo dice Imi. Grazie. Io vado avanti un po' così, eh. Va bene. Flavia dice: questo ragazzo è stupendo, no? Perché ce ne sono talmente tante. Sei un grande, Nicola. Poi c'è un Grazie. sei bellissimi, siete bellissimi. Scusa, ciao, bellissimi. E poi sempre Grazie. Ermanno dice: il tagliaunghie è veramente top. Senti una roba, ma tu hai detto che oggi a pranzo avete tagliato di. Scusami, vabbè, lapsus freudiano, avete parlato di amputazione, ma hai cambiato idea rispetto all'altra volta? Ci sono delle novità? No, è che stavo così, ogni tanto mi parte il matto Ah. e inizio a parlare della protesi, perché sinceramente le protesi sono fighe. Eh sì. Cioè, mi piace l'idea Aspetta, Marta, aspetta, perché allora, in generale, quando uno dice le protesi sono fighe, secondo me pensa, non lo so, tipo al fatto che ti possono aiutare, no? Ti No. possono sostituire. Lui no. No, è figa perché lui la vuole in carbonio, con già l'attacco per la moto, perché la prima che si farà fare è quella per la moto, con scritto Nick 18, Depi 18, lui ha già tutta la sua, non la No, funzionalità della no, protesi, no, appunto. no, no. Cioè, è proprio un bel oggetto fisicamente, capito? Sei dai Sì, tuoi occhi. Beh. costa anche un po' di soldi, però Vabbè, va bene. però. Però è figo, è figo. Sì, cioè, c'è chi si compra un Rolex e c'è chi si compra la protesi con scritto. Ma tra Esatto. una brutta che funziona, aspetta, tra una brutta esteticamente che funziona la.
Ha già fatto così. Una brutta che funziona alla perfezione, invece una super figa, loggata, eccetera, che però non fa niente. Quale scegliamo? No, che non fa niente, che fa poco, dai. Beh, se quella figa mi permette di andare in moto, scelgo quella figa. Ma intanto scusa, ci vai lo stesso che c'hai l'affare là che ti hai messo il velcro, Sì. no? Allora. È che io ho un problema che è un po' scomodo, nel senso che il braccio mio non si stende del tutto. Ok. Resta piegato più o meno a 90 gradi e questa cosa dà abbastanza fastidio, soprattutto d'estate, perché d'inverno lo metto magari nella tasca della felpa, nella tasca della giacca, però d'estate andare via questo braccio che resta la manina così, come la mano della famiglia Adams, è un po', cioè non mi piace. Ed è No. scomodo comunque. Cioè, non sta bene, capito? Cioè, io ti adoro veramente. Infatti te lo dicono, sei un campione. Pensare a queste cose scherzandoci, bravo, il modo giusto per affrontare questi problemi che abbiamo sempre più forti, dobbiamo essere. Ah no, dobbiamo essere sempre più forti. È vero, è vero, è vero, è così. Grazie. Marta, Nick, ce n'è una per te, non so se la leggi. Marta Sì, merita. No, un bacio da Nicola, sì. amore, belli va. Ma non avete mai litigato per questa cosa? Per questa cosa? No, per questa No. cosa no. Mai, 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 mai. No, ogni tanto gli dico, no, non lo posso dire esattamente come lo dico, Sì, faccelo però gli capire. dico, varemengo ti a moto, varem che stati che ti sei, così, però basta, è finita là, nel senso, per queste cose no, litighiamo per altro, sì tanto, facciamo tanta lotta, io E grazio. su cosa litigate di più, se posso Tutto, dirti? È tutto. tutto? Tutto. Cioè? Qualsiasi cosa, magari lei si sveglia la luna storta, gli dici ciao e subito ti dice parole. Scusa. Marta, vedo che non controbatti, c'è un po' di verità in quello che dice. No, c'è verità, tanta verità, perché Ah. sì. Sono una Se ti conquistata, girano, sì. se uno si alza che è inverso, è inverso. Bravo, bravo. Sì, Quindi. solo che. Se si alza lei così va bene e ci dice parole. Mi alzo io che magari ho avuto male tutta la notte al braccio, non ho dormito tanto, mi sveglio, lei mi dice ciao e io le rispondo male, ci arrabbia. Eh sì, perché cosa c'entro io? Giusto, scusa, cosa c'entra lei, Nick? Ma allora cosa c'entro io quando lei ha la giornata Vabbè. storta? Vabbè, ma quello non c'entra, cioè lei è la mamma, quindi non va neanche preso in considerazione. Guarda che così è. E guarda che non sarà così solo con la mamma, Nick, te lo dico, preparati. Hai capito? Ha capito? Lo so, sì. Senti, ma voi siete sempre stati così uniti, attaccati, simpatici, eh? O l'intervento vi ha cambiato in qualche. Scusa, l'intervento, l'incidente vi ha cambiato un po'? No, siamo sempre stati così. Sempre. Sì. Quindi. Io le raccontavo già tutto comunque anche prima dell'incidente, non è cambiato niente. Che favola, che favola, che favola. Infatti dicono: Marta, sei una mamma meravigliosa. Grazie. Ti mandano baci da Nicola di Perugia, poi ci scrivono: siete meravigliosi. C'è Ermanno, se lo potete salutare, Ciao, chiedi. Ermanno. Ciao. Ecco. Aspetta, questo non lo riesco a leggere. Nick, te non ci devi ringraziare noi, dobbiamo ringraziare te perché ci fai stare bene. Ma io non Bello. faccio nulla di così speciale, diciamo, alla fine. Allora, guarda che a volte te lo dico nel senso che non so come dire. Vabbè, te lo dico. A volte non è che tu ti rendi conto di fare qualcosa di speciale, cioè a volte si fanno delle cose che risultano speciali agli occhi degli altri, ma tu non ne hai la consapevolezza, sai? Eh no, Può infatti, capitare. cioè io
quello che porto è come sono io di solito, quindi non mi sembra di fare una cosa così speciale, ecco. Ti capisco, però accetta anche il fatto che per altri quello che tu fai e il modo in cui tu lo fai sia speciale, sia di Sì, ispirazione, sia di certo. conforto, sia di fonte di allegria, Beh, diciamo capito? che comunque l'obiettivo di alcuni video è anche quello di magari aiutare chi ha un po' più bisogno, comunque spronarli un po', motivarli. Io Certo. cerco di fare anche quello, visto che comunque sono mongoletto, ne approfitto e... Non si dice. Non è vero. Non è Beh, vero. oddio. Certificato anche. C'è tanto di fogli abbiamo, eh. Esatto. Cioè, non è che siamo qua a dire delle cose così. No, però quello che, insomma, quello che vorrei che ti fosse chiaro, ma credo che ti sia anche chiaro, ma anche a me a volte dicono: "Ah, ma guarda, mi hai fatto emozionare a fare quella roba lì o a dire quella roba lì". Invece io dico, ma sono contento, no? Perché comunque, Certo. però non ne hai la percezione, capito? Sì. Cioè, è così, e quindi è bello che tu ti faccia vedere così come sei, ma non darti tanti obiettivi nei video, Nick. Fai quello che ti viene di fare, perché già come siete voi adesso, guarda che è una roba incredibile, è troppo bello vedervi così e sentire quello che avete da dire. Grazie. Ma c'è qualcosa, Marta, che vorresti dire a Nick che magari non hai mai detto? No, non ti sto. Se mi trovate ancora. Non ti sto chiedendo di farlo adesso, nel senso, non è che voglio fare lo scoop, però c'è qualcosa? Sai, busta shock. Non credo, nel senso io so tutto di lui, lui sa tutto di me. No, ma Non qualcosa credo. magari legato a qualche momento, che ne so, di emozione, di sensazione, di non so, no. No, perché lui sa che ancora adesso ci sto male per quello che gli è successo, ancora adesso piango, ancora adesso non capisco perché a lui, però lui mi dice dai, su, cioè della Su, serie non è successo dai, dai. E niente, a esatto. te, Sì, Nick, c'è qualcosa? Scusa. non è che bisogna star là a piangere, ormai è successo, basta. Sono passati quasi 3 anni. Capisci, Marta? Cioè, quasi 3 anni, eh? Esatto, tantissimo, Cioè, ormai. tantissimo, capito? La Sì, non è mamma mica non fa. successo ieri. Infatti, anche te, scusa. Non vorrei mica dirmi, Marta, che vai a dormire e pensi ancora a quella telefonata dopo 3 anni. Ancora dopo 3 anni, Marta? Dai, Cioè, ma te sei fuori, Nick. Senti, invece da parte tua, Nick, c'è qualcosa che non hai mai detto e vorresti dire alla mamma? Ve No, sinceramente no, ho sempre detto tutto. le dite tutte, belle e brutte, subito appena Sì, sì, arrivano. sì, sì, sì. Marta, sai che devi prendere una casa più grande, mi sa. Non so quale sia la vostra casa, però hai almeno 5 richieste di che vogliono venire a essere tuoi figli. Ok, va bene. Ah, boh. Posto ce n'è. Ne Allora abbiamo posto. vengo Nessun problema. anch'io. No, cioè, nel senso che magari io ho 5 gatti, posso portare anche loro? Sì, abbiamo un Sì. gatto, un cane anche noi, quindi. Ah, perfetto. Guarda, parli dei gatti, tac, e arriva Pacio. Pronto! Eh Che grande! sì, è grande, è bello grosso lui. Aspetta, vi leggo ancora 2 messaggini. Abbiamo ancora pochi minuti, quindi qualcuno se vuole fare delle domande. Vabbè, poi qui abbiamo delle cose che ti chiedono che moto mi consigli come 125. Qua dipende, non è una cosa proprio da dire. Scrivetegli, dai. Esatto. Aspetta che volevo vedere. Questo deve essere interessante. Volevo chiederti da motociclista com'è stato risalire in moto dopo l'incidente. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo. È Cioè, stato spiegami. bellissimo. Ma ancora il collare avevi, ti ricordi? Ah, La sì, prima la volta prima volta avevo andavo. ancora il collare, sì. E ho fatto un giretto qua davanti a casa, però la volta che sono andato in pista, quindi cioè, mettersi la tuta e prepararsi è una cosa bellissima. Poi
Avevo un po' di paura, ma quando sono salito, sì, sono caduto subito da fermo. Ah sì? E sì, poi mi hanno tirato su e niente, dopo ho iniziato a girare, la paura è andata via e mi sono divertito. Ma Marta, tu c'eri lì quando è caduto da fermo? Madonna, ma dimmi cosa hai pensato, ma cosa hai pensato? Ma non ti è venuto voglia di andare lì a prenderlo e portarlo via? Io sinceramente quando ho visto mi sono messa a ridere perché ho detto cavolo, ma da fermo cadi, boia cane, non so. Succede. Io non lo so, veramente, ma non lo so. O sono strano io, perché io mi sarei, io morirei di paura io, capito? Ma no, ma No, da fermo. io ho il cuore a mille quando è in moto, perché ho il Ah! cuore bum 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 che parte, va e... Però allo stesso tempo c'è questa ansia che succeda qualcosa, ma allo stesso tempo c'è questa felicità ogni volta che passa, che sento oh signore, Che è bello. bello. Qualcuno dice come vi guardate negli occhi, complicità e amore infiniti. Bello. Senti, Nick, facciamo una cosa, fammi una promessa. Mi prometti Vai. che se avrò dei problemi ti posso scrivere e tu mi rispondi subito? Ma certo. Sì. Perché magari può Super capitare anche a me, volentieri. no, di avere dei problemi e di non sapere come... Boh, magari di andare in paranoia, di andare in depressione, invece io sono sicuro che se scrivo a te e mi rispondi, secondo me mi passa. Sì, vabbè, io comunque rispondo sempre a tutti, perché mi fa piacere. Quindi qualsiasi persona mi scrive, io rispondo. Quindi volentieri. Se posso essere un Ok. po' d'aiuto, volentieri. Va bene, grazie. Grazie. A E poi allora arrivo, te. Marta. Aggiungigli ai 6, siamo Va 6 bene. adesso. Ah no, aspetta, ce Ok. n'era un'altra, 7. È una Ok, siamo ragazza già 7, questa, Roberta. 7, 14, va bene, ottimo, Abbiamo un ottimo. po', cioè, adesso non, se vuoi poi vado a vedere esattamente quanti maschi e quante femmine per organizzare magari le camere. Anche si potrebbe fare, se no si mescola tutto e pazienza. Oh, ma va benissimo, no, 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 certo. No, è che mi vedevo tempo tipo madre superiora, capito? Che fai Bello. il collegio e che al mattino viene a cristonarci dietro subito quando ti gira. Così. Va bene. Senti, c'era qualcosa che volevate dire ancora che io non vi ho chiesto, che non c'è stato modo? Ah, aspetta, ce n'è un'altra. Lucia, 9 8. Ah, e 9, 9 anche. bene. 9. siamo tanti poi, eh. Famiglia numerosa. Numerosissima, Tocca comprare un numerosissima. autobus per andare in ferie, andare in pista. Io vengo in moto con te. Non posso andare per strada con la moto, purtroppo. Mai dire mai. Cioè, per ora. Per ora. Dobbiamo provare anche quella. Per 10, siamo a 10. ora. 11. 11, Marta, e secondo me è meglio che chiudiamo la diretta perché altrimenti qua non te ne liberi più, devi fare un hotel, un residence. Bella, bella come idea, no? Bellissima, Volentieri. vedi una casa famiglia 12. No, 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 ti conviene lasciare, ragazzi. Conviene che ci salutiamo. A parte che è passata mezz'ora così, puff, sì, grazie, grazie grazie a te. mille, Grazie a te, veramente. In grazie bocca al lupo tanto, per domani, eh. Esatto. E Grazie. facci sapere. Per quello ti chiedevo se ti posso chiamare, Nick. Sì, Ok, volentieri. va bene, grazie, Grazie è a stato te. bellissimo, stupendo. Ancora ancora in bocca al lupo e ci sentiamo. Un Grazie. bacione. Ciao a Ciao. tutti. Ciao Ciao. ciao a tutti. Ciao.